Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Ci troviamo qui insieme per la quinta domenica di Pasqua, che ci suggerisce una verità grandissima, che Cristo è via, verità e vita. E allora ci interroghiamo davvero chi è Dio. Se Dio è via, verità e vita, perché accadono tante cose brutte, perché ci sono queste situazioni? Ma se scendiamo in profondità capiamo che non è un talismano che protegge da ciò che a noi non piace, ma aiuta ad essere la via, ad essere la verità e ad essere la vita per affrontare in maniera bella e fruttuosa quello che la nostra vita ci porta davanti. E il primo passo è imparare a chiedere scusa, a chiedere che la misericordia di Dio aiuti il nostro cuore a vedere come vede Lui. E allora in qualche istante di silenzio chiediamo perdono per le nostre mancanze, i nostri egoismi e chiediamo che l'amore del Padre possa entrare nella nostra vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie. Volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria. Padre, che ti riveli in Cristo Maestro e Redentore, fa che aderendo a Lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Te, siamo edificati anche noi in sacerdozio regale, popolo santo, tempio della Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli.
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo, e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e spirito santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, e dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva, e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Esultate, o giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo, e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Così vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Durante l'ultima cena Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio ed abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo questa bellissima immagine di Gesù dopo la lavanda dei piedi, dopo l'ultima cena, che chiede di avere fede in Lui e fede nel Padre. Allora all'inizio accennavo chi è questo Dio, dov'è questo Dio, no? Perché questo Dio sta parlando di sofferenza, sta chiedendo agli apostoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Non è che può risolvere tutto, non può far tutto? Probabilmente no. Oppure potrebbe farlo, ma non è questo quello che ci chiede. E allora le parole di Gesù, in maniera molto forte, chiedono che l'invocazione dello Spirito ci aiuti a scegliere e non abbandonare Cristo, perché Cristo può diventare via, verità e vita. Anche questa è un'incognita. Che cosa vuol dire che Gesù è via, verità e vita? Lui ripete tantissime volte nel Vangelo: io sono nel Padre e il Padre in me. Chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi, grazie a Gesù, ogni uomo, ognuno di noi può entrare in comunione con il Padre. E la distanza infinita che tanti pensano: Dio in alto, Dio non mi sente, Dio non mi ascolta, devo fare qualcosa per Dio, devo pregare, devo dire i rosari, devo riuscire a fare questo, devo riuscire a fare quest'altro, se no magari me la manda brutta, no? Viene colmato. Perché? Perché le azioni di Gesù ci portano qual è la volontà del Padre, che ognuno di noi sia in comunione con Lui e noi possiamo trasmettere e vedere il volto del Padre. Il Padre che in me compie tutte le sue opere.
Quindi l'azione di Gesù porta a questo. Quindi vuol dire che la nostra fede, la nostra fiducia deve essere relazionale. Se io non mi relaziono con Dio Padre, con Gesù e con lo Spirito, il rischio è che le mie opere non dicano niente. Il rischio grande è che a un certo punto facciamo delle cose esteriori che non riusciamo a capire. Allora noi dobbiamo guardare sì a quello che ha fatto Gesù, la lavanda dei piedi, l'ultima cena e tutto il resto. Però non dobbiamo fermarci a ciò che Gesù fa. Gesù ha moltiplicato l'acqua in vino, bello. Gesù si è inginocchiato per lavare i piedi agli apostoli, bello. Ma dietro si comprende un qualcosa di più, perché dietro queste azioni c'è dell'amore e della fiducia. Non è un gesto fatto, perché sennò il rischio qual è? È che a un certo punto noi non riusciamo più a fare altro. Io posso una volta abbassarmi a lavare i piedi agli altri. Abbiamo chiesto durante il Triduo Pasquale, il Giovedì Santo, c'era la liturgia di lavare i piedi ai ragazzi o che il ragazzo lavasse i genitori. Tanti nella comunità l'hanno fatto, però ha detto è stato difficile, è imbarazzante lavare i piedi degli altri. Quindi io magari lo faccio con la mia famiglia e con i miei amici, ma se mi viene chiesta questa cosa come testimonianza da fare nella comunità, non tocca a me, ma no, lo farà qualcun altro. Ma chi è quel qualcun altro lì? Perché non puoi farlo tu? È qui il punto. Se io mi fermo soltanto alle cose buone da fare, non funziona, non può andare avanti. E allora a un certo punto che cosa succede? Succede che Gesù è la via, è la stessa cosa, no? La via è la strada per arrivare a una meta. Io posso dire che la mia meta è il volontariato, la mia meta è i sacramenti di mio figlio, la mia meta è... E allora io percorro una strada, ma una volta arrivato scelgo ancora che strada fare. Gesù non può essere questa via. Gesù è una via che ci accompagna e vuole accompagnarci per tutta l'eternità. È la via nella nostra felicità. Gesù dice, io non voglio lasciarvi soli, perché se state da soli nasce ciò che arriva nella prima lettura. La comunità, che aveva appena capito la bellezza del Signore, iniziava a mormorare. Perché? Perché non andava d'accordo. Perché una comunità di ebrei si è unita a quella degli ellenisti. Perché? Perché il turno delle pulizie si è unito all'altro, perché l'azione cattolica si è unita a qualcun altro, perché il gruppo di qua e qua, perché il coro con le prove con un altro. Capite? Noi possiamo vedere tutte le varie cose e avere inimicizia nel fare del bene. Ma com'è possibile? È possibile. Come l'ha risolta nella prima lettura gli apostoli? Si sono messi lì tutti insieme dicendo non è soltanto il prete che deve decidere, non è solo l'apostolo, non è solo lui, non è solo... Ma tutti insieme ci mettiamo a pregare, chiediamo allo Spirito che la nostra azione diventi un'azione che porta frutto. E allora vengono identificate 7 persone che portano il Vangelo e che aiutano gli ultimi. Ecco la lavanda dei piedi di Gesù. Quando io ho comunione con la mia Chiesa, con la mia comunità, quando io ho fiducia in Lui, allora la mia azione diventa attenzione all'altro personale. Perché quando io lavo i piedi, o Gesù ha lavato i piedi agli apostoli, Pietro ha avuto una reazione, Andrea un'altra, Filippo un'altra, Giuda ancora un'altra. Cioè capite, ognuno di loro ha la reazione diversa. Il Signore ha quell'attenzione capace di dare a ciascuno di noi la parola di cui ha bisogno. E allora viene chiesto che ognuno di noi diventi il volto del Signore e possa portare questa cosa. Il Salmo responsoriale ci ricorda un discorso importante. Dice che senza l'aiuto di Dio il mio servizio può iniziare umile e generoso, ma non è detto che lo resti. Io posso iniziare con tutto il mio buon entusiasmo, con tutta la forza, capendo che questa cosa va fatta. Ma può essere che rimanendo da solo con le mie idee e il mio pensiero, qualcuno mi pesta i piedi, magari non apposta, qualcuno mi sminuisce e allora io comincio a diventare uomo o donna che mormora. E allora il Signore non vuole lasciarci perché non vuole che noi imbruttiamo la nostra vita. Non vuole permettere che ognuno di noi mormori e si avveleni il cuore, ma vuole che noi facciamo un salto. E allora arriviamo alla seconda lettura di una bellezza incredibile, ma incredibile. Ognuno di noi è pietra viva dell'edificio della Chiesa. E allora tutti gli anni facevo questo esempio, no? Questa Chiesa è fatta da pietre. Magari se una pietra si sposta da qui non ce ne accorgiamo, ma il muro diventa più debole. Però c'è un altro fatto. La pietra
che il mondo ha scartato, cioè Gesù Cristo, è divenuta la pietra d'angolo, cioè la colonna portante della nostra Chiesa, della nostra vita, dell'edificio spirituale che siamo noi. E qua torna il battesimo che ci ha accompagnato per tutta la Quaresima e per tutto questo tempo pasquale. Con il battesimo noi entriamo a far parte di una famiglia in maniera profonda. Quindi io sono sempre figlio di mia mamma, mio papà, fratello di Stefano, con mia sorella Francesca. Ma dall'altra parte è vero anche che io nel battesimo vivo la comunità di Darfo, dove non c'entrerei niente se no come una famiglia. La comunità di Fucina come una famiglia, quella di Montecchio come una famiglia, quella dell'unità pastorale in maniera un po' diversa ma come una famiglia. Perché? Perché io mi sento unito agli altri. E questo l'essere pietre vive nell'edificio spirituale. E il Signore aiuta a cambiare mentalità, perché come Lui è stato rifiutato, probabilmente anche noi verremo rifiutati in qualche modo. Ma non è quello il problema. Il problema è avere una fiducia e capire che questa cosa fa stare talmente bene me che io non la mollo per tutto il discorso della vita. E poi c'è un ultimo punto e così concludo. Perché? Perché Pietro nella seconda lettura parla di sacrifici spirituali graditi a Dio. E mi sono interrogato, cosa sono questi sacrifici spirituali? E dire il rosario il mese di maggio? Forse. Il sacrificio spirituale è cercare di leggere il Vangelo in casa mia perché attraverso la parola di Dio il Signore parla? Molto probabilmente sì. È seguire la messa in diretta o andare? Forse anche questo. Ma il sacrificio spirituale non è soltanto una questione personale e intimistica, ma è un qualcosa che tocca tutta la mia persona, perché lo spirito tocca tutta la mia persona. Allora il sacrificio spirituale è dare del mio tempo per conoscere meglio il Signore? Sì. Leggete la parola di Dio, tutti, dovete imparare a leggerla, dovete starci su, perché è lì che il Signore parla. Chiamando tante persone, dico, la diretta della messa è bella, dal 18 punto probabilmente riapriremo le messe, ma non è quello il punto. Se io non ho un dialogo col Signore, come faccio a far crescere il mio amore? Se io non sono capace di celebrare, se io non mi sento degno, se io come battezzato non capisco che il mio ministero è portare il volto di Cristo nella mia vita con le mie azioni, che cosa faccio? Ascolto soltanto? Certo, l'ascolto è importante, ma l'ascolto deve diventare azioni. Le persone scelte negli Atti degli Apostoli portavano il Vangelo e trasformavano il Vangelo in azioni. Il Signore che cosa ha fatto? Ha lavato i piedi ai discepoli, ma questo lavare i piedi portava al Padre. Non possiamo permetterci che le nostre azioni restino nostre. Perché sennò io sono una brava persona, sono simpatico, sono sorridente, punto e stop. Se invece io porto il Padre, bellissimo. E l'invito a ognuno di noi è questo. Chiediamoci di essere davvero il volto di Cristo per le nostre comunità e per le nostre famiglie. Una preghiera grande è davvero per le situazioni delle nostre famiglie. Leggevo l'altro giorno una notizia, ma non per intristire, che a Milzano questo papà ha ucciso la moglie davanti ai 3 figli. Quindi può capitare che effettivamente la situazione di non trovare un equilibrio, di non avere un Signore che ti aiuta a trovare il punto di vista di te stesso, ti porti a fare delle azioni di cui poi ti penti. Perché se io sto da solo e sono chiuso in casa, se io sto da solo e ho perso l'equilibrio della vita che pensavo di aver trovato, da solo è difficile ritrovarlo, perché vedo tutto che mi va addosso. Con la presenza di Cristo invece è possibile, con la presenza del Padre riusciamo a trovare dove portare amore. E allora continuiamo ad essere persone che sono in ricerca, che seguono la via verso la salvezza, ma questa via è per l'eternità. Io, Signore, non ti lascerò mai, perché ho capito che guardando te, stando con te, è tutto diverso. Non è facile, perché devo andare in salita, devo correre, devo cambiare modo di camminare, io vorrei riposarmi adesso, invece devo andare. Cioè, non è che dopo il Signore segue sempre, ci chiede anche di reagire, dato che il Signore è verità, la verità nella vita brucia. Il Vescovo ha chiesto a tutti i sacerdoti di fare una lettura sapienziale di questo tempo. Lo dico proprio brutalmente, io che abbracciavo chiunque, pensate, essere isolato, avevo Don Fabrizio e sua mamma, va bene, grazie. Però dall'altra parte il fatto è, come fa uno che abbraccia chiunque a stare 2 mesi e mezzo da solo chiuso in una casa? È interessante, ma ho dovuto trovare il mio equilibrio.
affettivamente nella preghiera. Io leggevo la parola di Dio per la predica tutti i giorni. E allora, se io poi non posso celebrare la messa tutti i giorni, ringrazio Don Fabrizio e Don Giancarlo con cui abbiamo celebrato tante messe, che ha aiutato a condividere, ma io ho capito che dovevo leggere la parola di Dio per me. Ho capito che dovevo pregare perché avevo bisogno del rapporto del Signore in maniera diversa, che il portare frutto era diverso. E allora ho cercato di reinventarmi, sono caduto, mi sono rialzato e sto ricominciando. La vita è così, dobbiamo far così, non possiamo catalogare che il Signore sta lì, punto e stop. Chiediamo questa cosa, ognuno di noi è il volto di Dio, ognuno di noi porta la presenza di Dio, ognuno di noi è pietra viva. Chiediamo davvero questa cosa al Signore. Un abbraccio grande a tutte le famiglie, avete fatto tanto, state facendo tanto, continuate nell'intelligenza e nell'attenzione sempre agli altri. Sia lodato Gesù Cristo. E insieme proclamiamo la nostra fede con il simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, siamo nati per conoscere e amare il Signore che ci ha preparato un posto nel suo regno. Preghiamo insieme e diciamo: aumenta la nostra fede, o Padre. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per la Santa Chiesa, perché prima di annunciare la parola si faccia a tutti i livelli attenta ascoltatrice di essa, così da essere credibile di fronte al mondo, preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per chi annuncia la parola di Dio, affinché il ministero della parola sia anzitutto azione di rivelazione e di testimonianza cristiana, il non strumento di prestigio o di potere personale, preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per tutte le mamme nella giornata loro dedicata, perché i loro giorni siano colme di consolazioni, di affetto e di gratitudine. Possano vedere i loro figli aprirsi alla vita con fiducia e speranza, con coraggio ed entusiasmo, preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per ciascuno di noi, perché si senta pietra viva necessaria all'edificazione della Chiesa, realizzando la missione che Dio ci ha affidato, preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per i colpiti del coronavirus, per i morti e i loro congiunti, per quanti si adoperano senza misura per alleviare le sofferenze, per garantire il necessario a tutti, perché giunga a ciascuno la consolazione della fede nel Signore risorto, preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Una preghiera la facciamo anche nell'anniversario di un anno dalla morte di Suor Maria, che è venuta a mancare appunto l'anno scorso, per la sua figura, che è stata così importante nelle nostre comunità. Chiediamo che dall'alto possa accompagnarci e proteggerci sempre. O Padre, che ci hai creati redenti in Cristo, ascolta la nostra supplica e aiutaci a portare frutti di giustizia e di carità, perché il mondo possa conoscere il tuo volto. Per Cristo, nostro Signore. Tanto pagina 42. Thank you.
fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi, e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi, canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore.
proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, di tutta la tua Chiesa diffusa sulla terra e soprattutto di quelli che in essa esercitano un ministero. Come Stefano ci ha ricordato stamattina, fa che siamo capaci di valorizzare il sacerdozio di tutti attraverso l'invenzione di nuova modalità di vivere il Vangelo, come si chiede oggi alla Chiesa in un mondo profondamente rinnovato. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza. Ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, o Padre, abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, gli Apostoli, i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo: Padre nostro, sia sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Metti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti al Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione, che è davvero il bene del Signore che entra nella nostra vita e ci porta a mostrare il volto del Padre nelle nostre azioni, possa sostenere le nostre famiglie, tutti i nostri ragazzi, tutte le persone ammalate, tutto il personale sanitario, in particolare le famiglie che hanno avuto qualcuno che è venuto a mancare o che è ancora ammalato, che stanno ancora vivendo tutta la trafila lunga del virus. Non è finita, la cosa è ancora lunga, con l'intelligenza, con amore e con pazienza possiamo davvero aiutarci, essendo pietre vive dell'unico edificio spirituale. E allora il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. In diretta al Rosario dalla casa delle nostre suore.